Salve a tutti amici di YouTube, oggi faremo il video con la nostra lavabiancheria 1000 della serie V1 Power Wash 2.0, la WMF 121 VCS. Ok, accendiamo. Ecco qua. Bene. Allora, intanto apriamo lo blò. E laveremo questa coperta strapuntina. Non è molto sporca, ve lo dico, perché è stata usata veramente pochissimo, perché l'avevo già lavata, messa via, ma poi quando ho iniziato a fare, insomma, non più freddo freddo, avevo usato questa, ma è stata veramente poco su, quindi utilizzeremo un lavaggio veramente sufficientemente, non troppo. Infatti la mia idea era quella di usare il Quick Power Wash. Eccolo qua. Mettiamo più acqua, non ce lo fa mettere. Ok. Ma già più acqua è più che sufficiente, un'ora e un quarto, perché è stato aggiunto un risciacquo in più. Non è attivabile, ma più che sufficiente. Se no, si può anche usare lava indossa volendo. Vogliamo usare lava indossa? Usiamo lava indossa. Ore 20, però. Per il lavaggio che è, mi sembrava una cosa un po' troppo eccessiva, a dire la verità. E quindi preferivo forse il Quick Power Wash. Più che forse preferisco. Così. Perché non è una cosa, ripeto, molto sporca. Comunque. Volendo, c'ho anche il breve. Che accorcio. Comunque, andiamo avanti. 2 ore e 20, poi tenendo conto che c'è i primi 10 minuti e quarto d'ora alla fine, comunque, poi c'ha ben 4 risciacqui contro i 2 del Quick Power Washing. Quindi penso che userò, anzi penso, molto probabilmente lava indossa. Mettiamo il detersivo Eccomi qua. per proseguire, però ho deciso di fare il video con il programma Quick Power Wash. Visto che mi era stato chiesto anche di fare il video, aggiungendo ovviamente l'extra risciacquo, e vediamo come si comporta. La centrifuga l'abbasso a 1200, e siamo pronti. Via.
mettiamo l'additivo. Questa è una fase di imbibimento con rotazione satellitare a bassa velocità, come potete vedere. Adesso è partita la fase di riscaldamento con le rotazioni satellitari classiche, le famose 38-68.
Siamo sempre nella fase di lavaggio. La macchina ha raggiunto la temperatura dei 40 gradi. Scarico acqua di fine lavaggio. Vi ricordo che ho utilizzato il Quick Power Wash con l'aggiunta di più acqua, che è l'aggiunta di un risciacquo supplementare in più.
Questo è il primo risciacquo. Scarico acqua del primo risciacquo. Carico acqua del primo risciacquo e ovviamente spunto di centrifuga. Poi
Secondo ed ultimo risciacquo con ammorbidente. Carico acqua del secondo ed ultimo risciacquo con ammorbidente e centrifuga finale a 1200 giri.
E con questo finiamo il nostro video. Grazie a tutti, ai prossimi video.